si è scelto di fare la conferenza stampa per presentare l'evento. Sono Edoardo Suraci, vicepresidente dell'associazione culturale Wake Up, anche organizzatore di Altrove Festival, e in collaborazione con Marco Rizzitano, con Rizzis Made in Calabria e l'amministrazione comunale, soprattutto nell'assessorato delle politiche giovanili e alla cultura, organizziamo per sabato 26 settembre, a partire dalle ore 20, un evento in piazza, un evento in strada più che altro, che coinvolge performance teatrali, musica, cibo, video art ed esposizione di artigianato artistico locale. L'idea è quella di far rivivere il centro storico come si faceva un tempo, insomma, di cercare di essere tutta la cittadinanza attivamente in piazza, cercare di creare delle situazioni, insomma, che facciano dimenticare, insomma, quella che è la concezione di oggi di un centro storico abbandonato. Quindi invitiamo chiunque a scendere, a venire in strada, perché il 26 settembre, insomma, Catanzaro sarà un'altra città. L'evento si svilupperà in via Santa Maria del Mezzogiorno fino a portare fino al Largo Pianicello, dove, diciamo, è il main stage, insomma, dell'evento, in cui ci saranno le performance principali. Però inoltre in città ci sarà anche lo sport su Corso Mazzini e in Piazza Prefettura il concerto del Festival di Autunno, quindi, insomma, tantissime attività per cercare di portare le persone nel centro storico di Catanzaro. Sono sinceramente contento, oggi è una giornata bella, perché presentare un evento di qualità bello nel centro storico con ragazzi che hanno voglia di fare è qualcosa che fa venire voglia di continuare ad amministrare questa città, di iniziare, nel mio caso, ad amministrare la città in maniera positiva, propositiva, perché questo è un evento che andrà a occupare il centro storico con un cartellone di qualità, un cartellone accattivante che in più è coinvolto, ed è la cosa che mi rende più felice, tutti i commercianti della zona, coinvolgendoli nell'evento e portandoli a investire anche con delle partnership nei confronti dell'evento. Noi come amministrazione comunale, e io in questo caso personalmente, sono stato ben felice di coinvolgere e di essere coinvolto più che altro da parte di un'iniziativa privata, di un'iniziativa bella e di qualità come quella dei ragazzi di Altrove, che quando hanno proposto all'amministrazione qualsiasi tipo di evento hanno trovato un interlocutore attento proprio per la qualità degli eventi che vengono proposti. Oggi si aggiunge una persona come Marco Rizzitano, quindi la location dove ci troviamo oggi per la presentazione, quindi un altro esempio della bontà dell'offerta che c'è nel centro storico e a Catanzaro. Di questo non possiamo essere che contenti, e questo vuole essere un primo evento proprio per iniziare a veicolare questo messaggio. I ragazzi di Altrove, sia di chiunque abbia buone idee in città.